Siamo in compagnia del campione della categoria over 35, Giorgio Magnini. Anche oggi grande vittoria, te l'aspettavi? Così netta? Beh, così netta no, sinceramente pensavo in una partita un po' più combattuta, forse il mio avversario si è un po' più emozionato, ci conoscevamo, doveva essere una partita diciamo diversa, meglio per me. Tra l'altro ieri è arrivata la tua prima vittoria qui, no? Prima e seconda, round. Adesso la seconda, sì. Quanto basta per aggiudicarsi questo titolo, sì, no? Sì, il torneo è stato corto, c'erano poche persone, peccato un po' per il torneo, per l'organizzazione e tutto, e poi di alto livello, per cui dispiace quando non c'è tanta partecipazione, però insomma nel nostro piccolo non abbiamo fatto il massimo, poi un vincitore deve sempre venire e sei risultato tu il migliore. Esatto. Ti chiedo, in futuro, ne abbiamo anche un po' parlato ieri a telecamere spente, sì. Avresti comunque curiosità o anche piacere a partecipare a altri tornei? Sì, sicuro, ormai insomma è fatto un titolo, bisogna cercare almeno di partecipare ad altri eventi. Un bello stimolo. Sì, ho visto adesso parte Bari, c'è Napoli, sono un po' di tappe, l'occasione anche per organizzarsi con un po' di amici e andarsi a divertire insieme e fare queste belle esperienze. Come nasce la tua passione con il tennis? Come tutti, da bambino ho iniziato a giocare in un circolo locale, poi un po' il lavoro, lo studio mi ha portato a allontanarmi dalla vita da giocatore di tennis, e poi sono tornato ai 30 anni, ho ripreso in mano un po' la racchetta e ho ricominciato un po' con tornei, coppe a squadre, partendo un po' dal basso, da NC. Adesso? Adesso in Italia sono 3-2, ma insomma l'obiettivo è fare qualcosettina di meglio, ma soprattutto partecipare a questi, gli eventi che sono un po' più coerenti con l'età, con il tempo, con gli stimoli, rispetto a magari tornei open, certo, e via dicendo. Nella vita invece di cosa ti occupi? Nella vita io sono un papà, ho due bambini, lavoro in una banca, faccio il manager, mi occupo di gestione di risorse umane e mi diverto anche lì, insomma. E i tuoi bambini già li stai indirizzando sulla retta via, ovvero il tennis? Non hanno scelta. Ah, ok. I figli non hanno scelta, un po' come il papà di Agas, insomma, li obbligherò a questo sport. No, dai, a parte gli scherzi, speriamo che si appassionino, per adesso li porto piano piano a avvicinarsi al rosso della terra. Okay. E poi vedremo. Noi ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. E ancora complimenti per questa affermazione. Grazie mille, è stato un piacere. Piacere nostro. Ciao.